era appunto sempre vista come l'inclusiva, non riabilitativa, perché comunque era comunque un ambiente piuttosto illuminato da quel punto di vista, però come un'attività collaterale, divertente, giocosa, ma comunque il mio corpo non era un corpo per quel mondo. Ecco, l'ens rifrazione ha rivoluzionato questo pensiero. Chiara, quel corpo diverso, considerato non conforme, lo ha portato in scena e grazie al suo talento ha incantato tutti. L'attrice affetta da osteogenesi imperfetta, infatti con il suo spettacolo The Gentle Unicorn in tournée in Italia e in Europa ha vinto il premio UBU 2018, il più importante riconoscimento teatrale in Italia come miglior attrice under 35. In qualche modo è stato appunto riconosciuto e accettato e confermato che un corpo diverso, perché non bisogna avere paura delle parole, che un corpo diverso possa vivere in un ambiente professionale che non era stato studiato per lui. L'attrice performer nella sede aretina dell'Università di Siena ha incontrato gli studenti nel corso dell'incontro Corpi che contano, che si sono così potuti confrontare con l'artista sull'espressività corporea come strumento educativo. È possibile oggi affrontare temi importanti come il tema della disabilità da diverse prospettive. Noi credevamo che attraverso il lavoro di Chiara, il lavoro sul corpo, il lavoro artistico riconosciuto professionalmente, come lei stessa ha sottolineato durante tutto l'intervento, gli studenti e non solo, una comunità di ricercatori potessero trovare un modo davvero per capire che cosa diciamo e di che cosa parliamo quando parliamo di apprendimento trasformativo. Beh, il corpo è tutto quello che ho, quindi è veramente semplicemente l'accettare che il mio fisico, il mio corpo, la mia carne, le mie ossa, il modo in cui io sto conoscendo, sto esplorando il mondo, come per tutti, quindi non c'è niente di straordinario in questo, e semplicemente io desidero smettere di negare una carnalità anche nel corpo disabile, laddove a volte è stata, diciamo, rispedita un po' in basso, in secondo piano, rispetto ad altre questioni come l'intelligenza piuttosto che altre questioni.